Giacomo Vancini, 16 anni, entra e segna 2 gol. Come ci si sente, Giacomo, ad aver contribuito al primato in classifica? Perché avete conquistato il primato in classifica grazie al pari dello Sporting. No, è stata una bellissima soddisfazione. Sono entrato in campo concentrato e avevo voglia, insomma, di mettermi in mostra. E quindi, insomma, ho fatto questi 2 gol. È stato anche molto merito dei miei compagni che mi hanno dato una mano. Però sono contento. Cioè, è stata una vittoria importante oggi e abbiamo 3 punti importanti per la classifica. Il sorriso smagliante del presidente Massarenti la dice già lunga. Sì. Tutto facile quest'oggi, vero? No, facile no, perché abbiamo sofferto, direi la prima mezz'ora abbiamo sofferto. Loro, nonostante fossero rimaneggiati, hanno dimostrato di essere una buona squadra, ostica, dura, grintosa e tutto. Dopo siamo venuti fuori a distanza. C'è da dire che eravamo molto rimaneggiati oggi, molti giocatori fuori del loro ruolo abituale, però hanno fatto tutti bene. È stata una vittoria proprio, direi, netta alla fine e con grossa soddisfazione, perché un ragazzino del 97 ha fatto una doppietta all'esordio in questo campionato. Ecco, questo è quello che mi rende più felice. Poi devo sottolineare la prova della nostra punta, Succi, che oggi 2 assist, un tiro che poi si è concretizzato in un gol su ribattuta, ha fatto una grandissima partita anche lui. È stato proprio al servizio della squadra, ha fatto il grande Succi, ecco. Siamo con Claudio Tabarelli, tecnico del Borgovilla. Mister, una prova gagliarda e generosa, forse vi eravate illusi con il vantaggio così presto acquisito? Sì, abbiamo giocato bene il primo tempo, non meritavamo lo svantaggio, anche perché su 2 tiri in porta abbiamo preso 2 gol, però chi la butta dentro poi alla fine vince. Poi dopo una buona squadra, quadrata, che ci ha permesso poco e ha sfruttato al massimo le palle da gol che ha creato, perché penso che alla fine ha creato 6 palle gol e ne ha fatte 5. Durante la ripresa l'abbiamo sentita rimproverare molto i suoi ragazzi, a nostro parere giustamente. Che cosa stava succedendo in loro? Dopo, quando si perde tanti giovani che dopo perdono un po' anche un attimino la cognizione, la testa, e non è così il calcio.